15 e 16 aprile torna Pesaro Wine Festival, torna con la sesta edizione che innanzitutto ha una novità importante, quella della location. Sì, quella della location è una novità importante, è una novità che in realtà abbiamo cercato, è quella dell'Istituto Agrario del Cecchi, quindi il festival si avvicina sicuramente alla didattica. Allargheremo prospetticamente poi in futuro, se ci sarà la possibilità, anche alla scuola alberghiera, però comunque tutto il comparto che riguarda il vino e i suoi derivati, il food, credo che siano, diciamo, nella loro location prediletta. Il filo conduttore della rassegna è quello delle scorse edizioni: degustazioni, approfondimenti, seminari. Sì, assolutamente. Noi, come tutti gli anni, come in tutte le edizioni, abbiamo puntato tantissimo sulla parte didattica, quindi la seminaristica come sempre sarà di livello altissimo e poi tutto il contesto fieristico ovviamente porterà aziende che sono già state con noi a Pesaro e tante nuove da tutta Italia, e quindi noi siamo fiduciosi. Quest'anno peraltro, oltre al patrocinio del Comune di Pesaro, abbiamo ottenuto quello della Regione Marche, che per noi è un qualcosa di prestigioso, perché comunque il comparto regionale e il comparto vitivinicolo è importantissimo, quindi sicuramente già da quest'anno ma anche dal prossimo anno avremo una grande e massiccia presenza delle nostre aziende marchigiane. Quante cantine sono previste? Al momento siamo intorno alle 43-44 cantine, stiamo chiudendo proprio in questi giorni le ultime, diciamo, richieste, stiamo valutando, comunque non supereremo assolutamente le 50. E 6 edizioni cominciano ad essere una cifra considerevole, dopo un inizio magari a fari spenti la manifestazione si struttura e magari anche sulla base di riscontri importanti. Sì, è ovvio che questa è una manifestazione che nasce da un progetto, diciamo, di poche persone. Ci siamo sostentati negli anni con quello che il pubblico attraverso, diciamo, la sua presenza ci ha potuto portare. E ovviamente noi siamo cresciuti anche, diciamo così, nel concept, nel format, quindi abbiamo già idee anche per il prossimo anno e sicuramente sta prendendo una forma che è quella che noi auspicavamo. Speriamo, ecco, che ci sia un sostegno come c'è stato fino adesso da parte del Comune e soprattutto anche da parte della Regione, per cui siamo molto fiduciosi.